La cosa bella di fare questo lavoro, tu lo sai meglio di me, è che uno semina, ma poi il raccolto è sempre migliore di quello che ha seminato. Devo dire Sì. che siete bravissimi, siete stati veramente Posso bravissimi. fare una cosa da italiano? Vai. Saluto i miei studenti perché mi stanno guardando, mi hanno detto. Quindi, Ciao da e Modena. il bello della fibra è questo, perché a me me l'ha messo il comune e quindi, come dire, abbiamo anche noi una bella banda per poter vedere in maniera degna questi eventi. Guardate come diventa importante stare insieme. Qualcuno parlava di amicizia. Io credo che questi strumenti vadano implementati in quella direzione lì, per potenziare l'umano. Più riusciamo, meglio è, insomma. Benissimo, infatti anche insomma, gli interventi che abbiamo visto oggi richiamano un po' questo filone. E adesso chiamo sul palco Laura Fumagalli di FME che presenterà il progetto MyEDU, ma soprattutto l'abbiamo chiamata e ci piace che sia qui oggi perché parla di un tema importante, un tema che riguarda l'ambiente, di come con la tecnologia e con l'educazione si possa conoscere meglio il mare e capire come preservarlo, come aiutare gli adulti a comportarsi in modo un po' più educato con questa terra. Mi scuso perché sarò un po' cattivo coi tempi e lascio la parola a Laura. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie per l'introduzione Lorenzo. Anche noi parliamo oggi di tecnologia, ma di una applicazione pratica della tecnologia digitale nella didattica e appunto per educare alla sostenibilità e alla cittadinanza globale. Anche noi partiamo con un piccolo video, è molto breve, dura meno di un minuto, quindi non preoccupatevi. No. Lorenzo, se magari qualcuno mi Sì. aiuta a far partire il video. Si deve dire una parola magica, parti sesamo, Regia, grazie. regia, esatto. Ok, ci siamo. Secondo voi da dove viene l'acqua che beviamo? Dal rubinetto, che mi sembra la risposta più adeguata, poi sentiamo. Dalle falde acquifere, vedi che la risposta finalmente giusta l'abbiamo avuta. Come facciamo a sapere delle cose sugli oceani, su come è fatta quell'acqua, su chi sono gli abitanti degli oceani? Ah, tu lo sai? Studiando. Ma che cosa dobbiamo studiare e soprattutto dove? Avete visto che questi video sono in collaborazione con l'Acquario di Genova, che è uno degli acquari più belli nel Mediterraneo, se non il più bello di tutti, è molto grande. Qual è il più grande animale del mondo? Chi lo sa? La balenottera azzurra. Che altro c'è in mare? Le piante, ce le siamo Ecco, dimenticate, la brava! regia può Sia le piante sfumare che l'audio i così vi pesciolini. racconto io mentre guardate le immagini che seguono. Avrete forse riconosciuto il divulgatore scientifico Mario Tozzi, che è il nostro referente scientifico per questo progetto che abbiamo costruito con l'Acquario di Genova. Abbiamo proprio voluto mostrarvi, questo è un confronto molto ingaggiante che Mario ha instaurato con dei bimbi della vostra età, dei ragazzi della scuola primaria. Raccontando l'ambiente marino e quindi chi abita il mare, come è fatto l'ecosistema marino, con una serie di continue domande ai bambini, di piccole provocazioni. Questo intervento è stato finalizzato a un laboratorio digitale che abbiamo realizzato con l'Acquario e quindi mostra come l'unione tra la metodologia didattica più tradizionale, quindi il narratore che si confronta con il pubblico di bimbi, e anche appunto l'integrazione con le tecnologie digitali abbia prodotto un risultato particolarmente efficace. Diciamo che i temi affrontati in questo laboratorio naturalmente non sono stati solo quelli dell'ambiente marino, si sono poi focalizzati, come potete vedere dalle immagini, su una trattazione anche a tratti drammatica degli effetti che l'impatto dell'uomo in modo irresponsabile ha provocato sul nostro pianeta e quindi sull'inquinamento, soprattutto un tema che abbiamo scoperto essere molto caro in realtà e molto familiare ai bimbi perché è già trattato giustamente nelle scuole.
Diciamo che, come potete notare, il percorso laboratoriale si conclude con una parte molto positiva e costruttiva, e cioè che cosa posso fare io nel mio piccolo, cosa può fare ogni bambino, dalla raccolta differenziata banalmente a utilizzare meno plastica, comprarne di meno e mettere in atto, vedete l'isola di plastica, mettere in atto dei comportamenti responsabili nei confronti del nostro pianeta. Tutto il discorso sulla sostenibilità ambientale si inserisce in un contesto molto più ampio, che è quello dell'educazione alla cittadinanza globale, che è sentito come un tema di grandissima urgenza nella scuola di oggi, proprio perché in sostanza punta a educare al vivere insieme. Posso scorrere, queste le abbiamo già viste. Questo è il nostro laboratorio che abbiamo realizzato con l'acquario, quindi appunto una serie di percorsi tematici, a corollario tutta una serie di attività interattive in cui il bambino, i bimbi della vostra età si sono veramente messi in gioco letteralmente per verificare le competenze apprese. Dicevamo, obiettivo di tutto questo percorso è formare dei cittadini consapevoli che con il senso di responsabilità e senso critico possano intervenire nel mondo per costruire un mondo più sostenibile e più equo dal punto di vista ambientale e sociale. L'educazione alla cittadinanza è vista come, non riesco ad andare avanti? Ok, come un'area veramente di lavoro strategica, addirittura per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, proprio perché è considerata un'azione trasformativa. Cosa significa? Non è semplicemente la trasmissione di una serie di nozioni di una specifica disciplina, ma punta a muovere e spingere l'intervento del bambino, che è il cittadino di oggi e il cittadino di domani, nel mondo. Quindi dal nostro punto di vista la tecnologia, che anche, scusate la slide, anche nel documento di strategia italiana che è stato stilato dal Ministero dell'Istruzione insieme al Ministero degli Esteri e dell'Ambiente proprio l'anno scorso, è stata inclusa come una metodologia didattica innovativa per comunicare e trasmettere l'educazione alla cittadinanza. Ecco, dal nostro punto di vista è questo il fulcro, cioè utilizzare, e questo noi condividiamo con Riconnessioni naturalmente, utilizzare la tecnologia con una, come dire, visione strumentale. Cioè non è naturalmente un fine, ma uno strumento, e tra quelli che oggi abbiamo a disposizione uno dei più efficaci, per aprire una finestra su mondi altrimenti irraggiungibili e costruire quindi contesti di lavoro e di apprendimento esperienziali. Quindi noi crediamo fortemente nel connubio tra il potere, la potenzialità, chiamiamola visionaria, della tecnologia e l'azione trasformativa dell'educazione alla cittadinanza.